Ragazzi, giuro che la sigla di Formula 1 me la ricordavo diversa, giuro. Finalmente eccomi qua, pronto a dare il mio verdetto definitivo su Formula 1 2024. Anzi, per essere precisi, EA Sports F1 24. Il nuovo capitolo delle corse automobilistiche più belle di sempre, scusatemi però, sono le migliori in assoluto, comunque sia, ritorna sul mercato, stavolta con un'edizione che in realtà va un po' approfondita ed è anche, insomma, motivo di questo video. Però voglio subito dirlo, voglio subito levarmi questo dente un po' cariato che va tolto per pulire un po' la nostra bocca, per averla bella pulita ordinata. E cioè è un titolo che fa il suo e basta, fa il suo, fa quello che deve fare, però poi non va oltre, non fa il settino in più. Ma perché? La serie di Formula 1 è storica, è di un dato di fatto, sia per quanto riguarda proprio la competizione vera e propria realistica, che anche proprio le trasposizioni videoludiche, che nel corso degli anni sono sempre un po' cambiate, sono un po' mutate, e siamo arrivati ormai da diversi anni con la supervision da parte di Electronic Arts, che ha cambiato un po' le carte in tavola. Però una cosa è rimasta: la voglia di questo gioco di trasmettere la passione, la fedeltà in qualche modo di quello che è il campionato di Formula 1, e non solo, perché comunque c'è anche la Formula 2, con degli espedienti sempre un po' particolari. Devo essere onesto, ad esempio io ho apprezzato molto la scelta di fare la storia con la modalità Breaking Point, che però quest'anno ragazzi, io non la vedo. Allora, da quello che ho capito, da quello che ho percepito, e secondo insomma anche le mie ricerche, è una modalità che arriva una volta ogni 2 anni. Però io voglio bene agli amici di Electronic Arts, voglio molto bene anche al team di Formula 1 di Codemaster, però ragazzi, c'è uno sforzettino in più per fare una modalità storia scritta una là. Non è che bisogna fare, che ne so, Interstellar, bisogna fare una storiella molto tranquilla. Però va bene, alziamo le mani con questo capitolo che comunque offre tutto il comparto single player, decisamente corposo, standard per molti aspetti, ma che comunque soddisfa i requisiti normali di tutti i giocatori. C'è appunto la carriera a 2 giocatori, la carriera sfida, secondo me una scelta molto interessante, la carriera scuderia, dove appunto si può semplicemente fare da manager della scuderia, scegliere comunque se si vuole di entrare in pista e farsi qualche gara. Però di base è un po' tentativo di avvicinarsi un po' più all'esperienza manageriale di Formula 1. Quindi tante opportunità, tanti gusti, tante scelte. Però poi all'atto pratico, in realtà, quello che forse mi è piaciuto di più è stata la possibilità di giocare nei panni di alcune grandi leggende della storia della Formula 1, permettendovi così di fare la carriera direttamente con i loro personaggi, ad esempio Michael Schumacher, Senna, insomma tanti altri ancora, che però sono presenti appunto come roster di leggende, oppure tradizionalmente con i protagonisti dell'attuale campionato, oppure farvi il vostro personaggio e insomma farvi la classica carriera. Io ne ho fatte 2 contemporaneamente, una proprio da partenza novellino Formula 2 e una invece partendo con la Formula 1 direttamente, insomma con i campionati di classe. Però si arriva al punto dolente. Qui naturalmente i grandi fan della serie, quelli più aggiornati sugli ultimi capitoli, sanno bene di cosa sto parlando, e cioè dell'aspetto tecnico. Perché qua bisogna stare anche molto attenti, è un campo minato. Parlare bene o male di certe feature di Formula 1, ecco subito che arriva Gigino il pilotino con le sue 12.000 ore di gioco, tutta la postazione super performante con tutto il volante uguale, preciso, prende il cockpit direttamente della macchina di Formula 1, che arriva e dice: no, ma guarda che l'alettone adesso qui ha un po' di deportanza di 0.12, bisogna stare molto attenti. Però sono qua per dirvi 2 cose. Innanzitutto, Formula 1, sì, rimanga tra di noi, è un videogioco. E uno potrebbe dire: dove stai andando a parare, Frankie? Bene, voglio dire che essendo un videogioco, io sono liberissimo di giocarmelo o con il super simulatore incredibile mastodontico, oppure con il controller tranquillo seduto sul divano a godermi il gioco, a godermi la corsa, a godermi il brio di cercare di fare il tempo migliore in pista, di capire bene dove tagliare la curva. Ecco, questo fa parte anche dell'esperienza, giusto? Tutta questa premessa però per dire questo: Formula 1, soprattutto questa edizione 24, è probabilmente l'edizione che si frattura un po' di più, cioè è quell'edizione che ricalca secondo me un po' di più il fatto del: noi vogliamo essere un videogioco,
gioco. Quindi se ci giochi con il controller, te lo godi al 100%. Non è un titolo che per goderlo al 100% devi obbligatoriamente avere il volante o addirittura insomma tutto il setup da Formula 1. Ecco, sono gusti, sono scelte. È ovvio che se si hanno i giusti strumenti il gioco è ancora più immersivo, lo si apprezza di più, sì, però la godibilità del gioco secondo me rimane comunque essenziale anche in questo modo. E questo per andare a ribadire un concetto, che il gioco ha comunque sempre di più l'impronta arcade. E questo è un trade-off molto particolare, perché da una parte ti togli, diciamo così, quel pubblico che vuole in realtà l'esperienza al 100% simulativa, dall'altra parte invece potresti far contento chi anche non ha tempo. Voi vi dovete sempre immaginare che il consumer medio magari è quello che torna dal lavoro, quello che ha poche ore per giocare, quindi non è che si può stare lì a fare 350.000 cose, e quindi si sta lì spaparanzati e si gioca. Quindi è tanto simulativo o è tanto arcade? In realtà l'ago della bilancia per me pende più dalla parte arcade, fermo restando che comunque ci sono tutte le impostazioni, ci sono tutte le opzioni di personalizzazione che ti permettono di avvicinarti ad un'esperienza pseudo realistica, ma bisogna anche essere un po' onesti, non si arriva mai a quella profondità, non si arriva mai a quel tipo di esperienza, anche perché in quel caso, cioè, Formula 1 non è neanche il posto giusto dove cercare, cerca altrove. L'aspetto ludico quindi si sente, si percepisce, però io voglio dire una cosa, sarò magari un po' un pesce fuor d'acqua, però questi menu, queste interfacce sono necessarie? Cioè, secondo me molte delle interfacce sono un po' eccessive, vanno proprio a affogare letteralmente, a strozzarti in qualche modo la godibilità del gioco, perché alcune sono molto superflue. Cioè, quando stai lì davanti al computer finto e vedi alcune interfacce, alcune sono anche utili, ma altre, tipo la posta che serve fino a un certo punto, va bene tutto, però insomma ci vorrebbe un po' un redesign dell'interfaccia utente, perché bisognerebbe renderla un po' più semplice, un po' più pulita, un po' più minimal anche, e gli darebbe proprio un gusto diverso all'intera godibilità del gioco. Anche il fatto che io mi ritrovo nel box, per andare poi in pista devo accedere ad un menu e poi da lì devo scegliere, poi da lì vado in pista, ma fammi una roba diretta, vai ed entra e non rompere le scatole, non questi passaggi superflui. E tra l'altro sulla versione per PlayStation 5 che ho avuto modo di provare, e ringrazio Electronic Arts e PlayStation per avermi mandato il codice, io ho trovato anche un po' troppi caricamenti, e questi caricamenti tra l'altro non sono neanche rapidi, cioè durano abbastanza. E quindi lì per io ho detto, ma com'è possibile? Sarà per la patch, che magari una patch day one? No, poi ho scoperto l'inghippo, l'ho scoperto. E l'inghippo sapete qual è? Che sto gioco ancora esce su old gen. Ma santo iddio, vogliamo staccarci da questa generazione? Cioè, vogliamo parlare di attuale generazione? Perché è da 4 anni che sono uscite le nuove console, e ancora oggi io sento gente, ma è per next gen? Non è next gen. Non è next gen, è actual gen, è this generation. La next gen deve arrivare, deve ancora arrivare. È un momento dove ovviamente c'è stato il Covid che ha dilazionato questi tempi, ci ha un po' rincretiniti a tutti quanti, perché boh, sembra ieri il 2020, invece no, il 2024, come sono passati 4 anni. Però è un problema, ed è un problema che sta iniziando ad essere un freno per certe produzioni. È vero che poi sono usciti anche i dati di recente, ancora metà della popolazione ha le console di vecchia generazione, e quindi è sempre mercato buono. Però a che prezzo bisogna pagare questa voglia di mantenere ancora attiva tutta la vecchia, chiamiamola fanbase, proprio così, la vecchia utenza? Il punto è che poi si ha un gioco che graficamente non fa passi in avanti, un po' più belline le piste, qualche modifica tecnica perché serviva, va bene, però cioè, ripeto, è quello che ho detto all'inizio del video, cioè è un titolo che fa il suo, lo fa bene, senza lode e senza infamia, però non vai oltre. E siccome è già una serie di anni che la serie fa dei piccolissimi passi in avanti, io non vorrei che poi si arrivi all'anno prossimo dove ritorniamo con lo stesso capitolo, magari ecco arriva Breaking Point che comunque aiuta, però voglio di più. Spero quindi che ci sia qualcosettina in più nei prossimi anni, perché altrimenti la serie veramente rischia di finire in uno stato non propriamente al massimo delle sue forze, o comunque sia al massimo delle sue potenzialità. Lo so che poi in questa recensione non sono andato a toccare troppo i dettagli tecnici, anche perché da una parte vorrei che il video rimanesse godibile per
quante più persone possibili, e dall'altra anche perché, ripeto, cioè, no? Ma stiamo qua a fare i puntini sulle I, sulle Y? No, bisogna parlare un po' del gioco in generale. Io onestamente ho trovato la macchina forse un po' troppo incollata al terreno, soprattutto in condizioni particolari, ecco, mettiamola così. L'ho trovata troppo veramente attaccata, una aderenza un po' eccessiva. Ho provato diverse situazioni, diversi scenari, anche sul bagnato. Mi piace sempre il fatto che comunque devi sempre tener conto delle gomme anche durante le gare, eccetera eccetera, però mi fai delle situazioni dove anche sulle gare col bagnato non cambia così tanto, si perde anche quella voglia del gioco di rendere arcade elementi reali che però poi svaniscono, e allora o è tutto arcade o è tutto realistico. Troviamo il giusto equilibrio. Insomma, un capitolo senza lode e senza infamia. Fa il suo, ma voglio di più. Mi diverte? Sì, questo va detto, ovviamente tutti gli appassionati di Formula 1 questo gioco proprio così va preso subito. Però ecco, siamo arrivati ad un punto dove io mi aspetto un po' di più, voglio un po' di più. Sono troppo esigente? No, chiedo una cosa normale, scusatemi, una cosa normale. Ed è per questo motivo che Formula 1 2024 si prende un preciso quanto onesto 7 su 10, e nell'attesa dei prossimi capitoli di Formula 1, nell'attesa di sfrecciare in pista, io non posso fare altro che ricordarti che c'è l'ultimo video uscito finora che trovi qua a destra oppure a sinistra, la playlist del Frank News con tutte le notizie per rimanere sempre aggiornato sul mondo videoludico tecnologico, e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.